Canini, e allora Musacci, commentiamo un po' insieme. Così si vive in gran parte dell'Italia. I dati però poi ci dicono, per l'amor di Dio, che di rapine ce ne sono e come 2015-14 rapine a mano armata, e non sono, no, non poche, non sono mai poche le rapine, come dire, però allo stesso tempo ci dicono che i reati sono in calo, mentre la percezione di questa insicurezza, anche e soprattutto fra i vostri iscritti, continua a salire. Sì, guardi, la percezione forse è ancora più pericolosa del fatto stesso, della rapina che accade, perché poi vivere in un clima di terrore, di paura, non fa neanche lavorare bene, e non lavorando bene poi chiaramente in un settore come il nostro, che è quello dei pubblici esercizi, il servizio poi ne risente della qualità di quello che possiamo offrire ai nostri clienti. E quindi, insomma, al di là di tutto, vivere ogni giorno, aprire la serranda sapendo che potrebbe accadere qualcosa. E guardi, cioè, se lei pensa a quello che noi possiamo incassare, quindi quello che effettivamente può trovare un ladro da noi, sono cifre davvero molto basse, però se siamo arrivati a tanto, è chiaro che poi il commerciante si fa delle domande, cioè anche ha senso tenere aperto? Perché poi, insomma, rischiare la vita per qualche centinaia di euro non è neanche una grossa soddisfazione, ecco. E lavorare così è difficile, è per questo che abbiamo chiesto una maggiore vicinanza alle forze dell'ordine. Sappiamo che fanno un grande lavoro, però in questo momento, insomma, la nostra categoria è molto molto preoccupata. Quindi la domanda numero uno per voi è quella di chiedere più controlli. Per quanto riguarda la legittima difesa, avete mai fatto una riflessione su questo punto? Ma guardi, insieme anche come FIPE Emilia-Romagna, insieme alle forze dell'ordine, abbiamo anche promosso all'interno dei nostri associati una sorta di vademecum sulla sicurezza, cioè un libricino in cui diamo ai nostri associati regole base su come comportarsi per prevenire questi fatti, ma anche durante il fatto stesso, come reagire ad una rapina. È chiaro che la propria personalità è quello, insomma, che si è e può far reagire le persone in maniera totalmente diversa. La legittima difesa è un tema molto, molto difficile da affrontare, questo sicuramente. Le situazioni sono diverse. La cosa che noi consigliamo è quella di evitare qualsiasi tipo di reazione di contatto e, anche se dura, cercare di fare quello che il malvivente in quel momento ci chiede di fare all'esercente. Sulla legittima difesa, chiaramente poi le situazioni sono diverse l'una dall'altra. Speriamo che, insomma, ci sia una normativa che possa in un qualche modo tutelare anche in casi come questi l'esercente e la reazione dell'esercente stesso. Ed è quello proprio che Erika Stefani ci stava dicendo. Stefani, pene più forti.